procuratore diceva, sì, una felice intuizione che ha consentito di risolvere un omicidio anche a 9 anni di distanza. Sì, diciamo che il profilo interessante sotto l'aspetto investigativo è proprio questo, e per questo va rivolto un plauso all'Arma dei Carabinieri, ma in particolare al Comando Compagnia di Vallo e al nucleo operativo appunto di Vallo della Lucania. Perché? Perché i Carabinieri non avevano mai abbandonato questa vicenda che aveva scosso l'opinione pubblica nel 2001, perché si trattava di una persona pacifica, un contadino che trascorreva la sua giornata lavorando e per sua fortuna, e poi che si è rivelato per sua sfortuna, aveva accumulato un discreto patrimonio per l'epoca, discreto, sempre considerando le condizioni economiche della persona, e che evidentemente ha creato in una persona che ne è venuto a conoscenza il desiderio di appropriarsene. Ora, quello che è successo quel giorno lo ricostruiremo, diciamo, con una certa precisione, anche perché probabilmente lo squarcio che si è aperto consentirà anche ad altri che casomai sono stati più timidi nel rendere dichiarazioni, casomai di fornire elementi ulteriori. Questo lo dico perché all'epoca l'omicidio fu fatto passare come un omicidio da delinquenza organizzata, perché questa persona è stata trovata, fu trovata incaprettata col volto, diciamo il capo avvolto in una busta di plastica, quindi si voleva far intendere che probabilmente la vicenda aveva una storia diversa. Oggi che invece abbiamo capito quello che è successo, è probabile che qualcuno verrà fuori e ci chiarirà meglio come dire, il profilo antecedente all'omicidio.